Con il presidente Remigio Villanova, oltre a essere un fans club, siete anche impegnati nel sociale. Dunque, il primo club, oltre che a seguire la pattuglia acrobatica in giro per l'Italia, ha tra i suoi obiettivi anche quello di aiutare quelli che soffrono e quelli che hanno meno di noi. Difatti, quest'anno noi organizziamo. Per l'anno seguente organizziamo una cena con lo scopo di raccogliere dei soldi a favore di un centro di ricerca che si trova in Basilicata, dove c'è uno studio in corso sul sarcoma epitelioide, una malattia estremamente rara che non viene studiata dalle case farmaceutiche perché non c'è un ritorno di soldi. E noi siamo qui apposta per aiutare questi bambini e queste persone che stanno soffrendo. Comandante Gaetano Farina, ormai un gemellaggio tra il primo Flans Club di Pieve di Soligo e le Frecce Tricolori. Questa è una tradizione che dura ormai da 30 anni, dalla nascita del primo club. Oggi proprio quest'anno il primo club Pieve di Soligo festeggia i 30 anni della sua nascita. È una tradizione che si rinnova, quella della nostra presenza qui, e un abbraccio non solo al primo club, ma a tutti i club Frecce Tricolori che sono i primi sostenitori delle Frecce Tricolori, coloro che aiutano, animano quello che è lo spirito dei fan delle Frecce Tricolori. Con Alberto Villanova, un evento, quello di questa sera, che ormai è diventato una tradizione nell'alta marca trevigiana. In questi 30 anni i piloti delle Frecce sono diventati quasi dei cittadini onorari del nostro territorio, perché abbiamo visto passare tante formazioni, però l'amore di Pieve, del quartiere Pieve per le Frecce Tricolori è andato sempre aumentando. È un piacere per noi riceverli ogni anno e soprattutto in quest'anno per il 30°, perché veramente è un traguardo straordinario per un club fatto di passione, di tanti volontari che in questi anni ci hanno messo veramente l'anima per portarlo avanti. Quindi un grazie a tutti i volontari che hanno lavorato e un grazie alle Frecce Tricolori per tenere sempre in considerazione Pieve e il quartiere del Piave.